Ciao, se stai cercando un modo per configurare la tua Apollo per fare streaming senza dover utilizzare software di terze parti come Soundflower, Loopback, eccetera, questo è il video che fa per te. I software come OBS, Restream, StreamYard utilizzano il canale numero 1 e 2 della scheda come sorgente per poi trasmettere l'audio presente in quel canale. Le schede come la Apollo Twin nel canale 1 e nel canale 2 hanno gli input microfonici o di linea che noi utilizziamo per attaccare i nostri strumenti, microfoni, eccetera. Quindi se vogliamo trasmettere tutto quello che passa per la console UAD, dobbiamo fare una piccola configurazione all'interno della matrice I/O della scheda audio. Per fare questo basta cliccare su Settings in basso a sinistra e andare sui rispettivi canali 1 e 2 e al posto di avere Mic Line 1 e Mic Line 2 mettere Monitor Left e Monitor Right sul canale 1 e 2. Facendo in questo modo tutto quello che passa per la console UAD verrà trasmesso via OBS o via Restream o via il software che stiamo utilizzando. Quindi con questo piccolo accorgimento tutto quello che passa per la console viene trasmesso online. Il passo successivo invece è quello di evitare che chi ci invita a un evento di streaming senta la sua voce passare per la nostra scheda e poi ritornare nello streaming. Questo può dare parecchio fastidio negli eventi in diretta e ho trovato il modo di risolverlo utilizzando un canale ausiliario della scheda. Al posto quindi di selezionare nei settings della IO Matrix il canale 1 e 2 come monitor left e monitor right, impostiamo per esempio l'AUX 2 left e AUX 2 right. In questo modo possiamo configurare per ogni canale della nostra scheda quanto segnale possiamo mandare all'AUX. In questo modo in cuffia sentiremo la voce provenire dallo streaming, ma invieremo tramite il canale AUX solamente i canali che decidiamo noi. Per esempio, cliccando sui sense del canale 1 possiamo vedere che stiamo inviando questo segnale della mia voce, per esempio, all'AUX 2. Se volessi aggiungere anche il canale 2, basterebbe cliccare sui send del canale 2 e alzare il volume della mandata verso l'AUX 2. Possiamo anche decidere quanto pampottare a destra o a sinistra il segnale per avere un'immagine più stereo. Facendo così, il nostro interlocutore sentirà solamente i canali che abbiamo deciso di mandargli. Possiamo anche salvare la sessione della console in basso a destra per salvare i nostri settaggi del channel strip e possiamo anche salvare i settings della IO Matrix dandogli un nome, selezionando la modalità custom e sugli IO preset salvando un nostro nome a piacere. Spero che questo video possa esserti stato d'aiuto e buon divertimento!